Che avete fatto con il fantoccio di mio nonno Benito Mussolini a testa in giù davanti ai bambini che lo prendevano a bastonate. Lei deve chiedere scusa alla città di Macerata, alla famiglia Mussolini, perché è un atto osceno. Città di Macerata che ha vissuto dei fatti gravissimi. Io non ho voluto fare un gesto dimostrativo in onore di Pamela. Lei cosa ha da dire su questo? Vuole ritirare le deleghe all'assessore che ha fatto anche dei post a favore? Mi dica. Lei si deve vergognare di quello che ha detto, le spiego per quale ragione. Si deve vergognare lei? Signore. Andiamo via. A posto. Se ne va, come i fascisti che non ascoltavano. Venga ad ascoltare quello che io l'ho ascoltata. Venga ad ascoltare quello che io ho da dire. Venga ad ascoltare quello che io ho da dire. Che lei si deve vergognare di quello che ha fatto. Perché io ho condannato esplicito. Ascolti, non prevarichi, ascolti come io ho fatto pazientemente con lei. Riprendete? Sì, riprendete. Ascolti come io ho fatto pazientemente con lei. Io ho fatto una condanna esplicita di quello. Basta che lei legga, lei, ho visto che lei non legge. Pubblicamente, mi faccia parlare. Io ho un tono alto. Lei metta giù il dito e ascolti come io ho ascoltato lei. Questo dito lei non lo sopporta, io posso sopportare il fantoccio e lei non sopporta il dito. Guardi, non mi tocchi perché. Ma scusi, mi dica una cosa, vuole chiedere scusa alla città di Macerata? Io ho già detto. Per questo, no, lo deve fare in faccia. Ma chi? Io ho già detto che ho condannato. Io ho condannato quell'ignobile gesto. Ho condannato quell'ignobile gesto. E l'ho reso e l'ho dichiarato indegno. Ha capito? Lei chieda scusa all'amministrazione perché ha dichiarato e ha insultato un'amministrazione che non ha. Sì, lei. L'ho ascoltata stamattina. Io ho dichiarato, ho affermato chiaramente che quel gesto è indegno e incredibile. È indegno e ignobile. Chieda scusa alla famiglia Mussolini. Lei non sente, mi chieda sa, scusa in faccia a me. Così. No, io glielo dico. Io non già sente dichiarato. Nessuno. Io ho già dichiarato no, quello che tu l'ho dichiarato, Forza Italia che non ha fatto entrare. No, Forza Italia. Lei mi ha chiesto. Lei non mi deve urlare. Lei mi ha chieda scusa alla famiglia. Si sta irritando. Lei ha chiesto un incontro privato. Lei ha chiesto un incontro privato. Lascialo stare, sì, dai. Andiamo. Lei non ha chiesto scusa, tanto lei, non importa. Adesso andrete al governo, fate quello che volete. No, ci andrete voi. Ci andrà lei. Oh,
Permesso, permesso. Glielo dica, lo faccia sentire a tutti. Romano, vergogna. Romano, dai. Vergogna, ti fa anche l'europarlamentare.